come abbiamo detto dall'inizio, che con Marco abbiamo detto che per il bene della chiesa questo è un tema che è pertinente, un tema che è importante per noi adesso, okay? E abbiamo iniziato una serie l'altra settimana, ho fatto un'introduzione, oggi vorrei continuare l'ultima parte dell'introduzione, però iniziare proprio nel tema, e che riusciamo a sviscerare pure nell'incontro di giovedì, perché è bello, perché riusciamo a approfondire ancora di più questo tema. Il tema dei doni spirituali. Abbiamo imparato che, come abbiamo detto, che i doni spirituali provengono dallo Spirito Santo e sono dei doni che vengono manifestati per il bene e l'edificazione della Chiesa. I doni, abbiamo imparato, non sono per colui che li manifesta o li esercita, ma per colui di cui ne ha bisogno, che ne riceve. Qualunque credente, anche più giovane nella fede, può essere usato da Dio per manifestare, portare, consegnare questi doni. E per entrare in questa dimensione soprannaturale è necessario essere ripieni dello Spirito Santo, battezzare dallo Spirito, il fuoco dello Spirito Santo, che è il portale, la porta che ci fa entrare proprio in questa dimensione. Non esiste il titolare di un dono dello Spirito Santo, perché il titolare è lo Spirito Santo di questi doni, che li dona, e chiunque può essere usato da Dio, basta essere disposti, e tutti i doni possono essere manifestati da ognuno di noi, non solo uno, tu, due, tre, e tutti i doni. La cosa è che noi diventiamo, diciamo, un pochettino più aperti a certi doni, o li ricerchiamo un po' di più, ma tutti i doni, tu puoi manifestare tutti i doni dello Spirito Santo. L'altra settimana il testo, che comunque continuo sul testo, è sul primo Corinzi 14, il primo versetto, che dice: desiderate ardentemente l'amore, non tralasciando però di ricercare i doni spirituali. Qui Paolo parla, incoraggia a ricercare i doni spirituali, e nel contesto ricercare significa impegnarci con una santa gelosia nel scovare per trovare questi tesori che Dio ha nascosto e vuole darci, no? Sapete, non so se vi ricordate, io ancora mi ricordo, però da giovani, no? Si va alla ricerca di un lavoro, il lavoro come per te, poi si va alla ricerca con una certa gelosia per il fidanzato, per la fidanzata, no? Si va alla ricerca di un marito, una moglie, no? Insieme si va alla ricerca di una casa per la famiglia, si va alla ricerca di figli, no? Si va alla ricerca della sapienza per crescere. Comunque sia, queste ricerche con gelosia noi le facciamo per il bene della famiglia, no? Per la nostra casa, e la stessa cosa è per la nostra casa di Dio, no? Andiamo alla ricerca di questi doni per il bene di questa casa e della nostra casa. È il Signore che dà, avanti per favore, grazie, i doni nella nostra chiesa. Dice: in Lui siete stati arricchiti, non sarete, siete già stati arricchiti di ogni cosa, è una cosa già a concluso che già è in nome, di ogni dono di parola e di ogni conoscenza, essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo, in modo che non mancate di alcun dono, mentre aspettate la manifestazione del Signore Gesù Cristo. Avanti per favore. Il Signore dà dei doni nella Chiesa per il perfezionamento dei santi. In Efesini 4:13, perché ci dona questi doni? Perché giungiamo alla piena conoscenza
del Figlio di Dio allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Dio ci dona questi doni insieme alla parola, che la parola è primaria, per quale ragione? Affinché arriviamo alla piena conoscenza del Figlio di Dio. Alla piena conoscenza del Figlio di Dio non significa, come a volte facilmente si pensa, beh, a chi era Gesù, quanti miracoli ha fatto, i più piccoli, minimi dettagli degli Evangeli, delle sue opere, della sua morte, della risurrezione. Certo sono cose importanti, ma qui alla piena conoscenza non significa come cosa faceva solo quando camminava su questa terra. Significa che arriviamo a quella conoscenza che Gesù Cristo ha nella mente, che vuole rivelare a te. I doni ci sono dati nella Chiesa affinché noi abbiamo la mente di Cristo, la conoscenza del Figlio di Dio che ci viene data. Non so se è chiaro questo. È importante, ci rendiamo conto che conoscenza ci dà. Io quanto avrei voluto, non so, senz'altro qualcuno di voi, no? Dice, quanto avrei voluto la conoscenza di Leonardo da Vinci, no? Quel maestro, no? Scienziato, artista, progettista, no? Che mente, no? O la conoscenza di un Tesla, o la conoscenza di Einstein, no? Che mente, no? Ma noi abbiamo accesso, abbiamo la mente di Cristo, che è superiore alla mente loro e alla mente degli angeli. Dunque ci rendiamo conto, riflettiamo su questo, no? Perché la parola ci insegna, avanti per favore, ci dice, perciò che c'è chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare, con noi abbiamo la mente di Cristo. Noi abbiamo accesso alla mente di Cristo, quella conoscenza che Gesù ha, ce la vuole dare affinché lo assomigliamo, che siamo sempre più come lui. Dunque, non dobbiamo confondere doni spirituali, come abbiamo detto l'altra settimana, con doni naturali, ma neanche dobbiamo confondere i doni spirituali con i doni di motivazionali o esortazione che troviamo nel capitolo 12 di Romani. Quello sono altri doni di motivazione e esortazione, né i doni di edificazione che troviamo in Efesini, capitolo 4. Quelli sono i doni che Gesù dà nella Chiesa per l'edificazione, a alcuni apostoli, come profeti, come evangelisti, pastori e dottori. Questi sono altri doni che lui dà. Dunque, doni spirituali stanno in una categoria diversa, però fa parte tutto di questi doni che ci aiuta a avere la mente di Cristo, ok? Per l'edificazione della Chiesa. Seguite? Tutto a posto? Ok? Marco ha letto, avanti per favore. Grazie Marco che poi vengono dati. Piacciono i colori, sì. Sì, bravo. Ok, Marco ha letto questo passo che è l'elenco dei doni spirituali. Quanti doni sono? Vi ricordate? Nove. Nove, bravissimi. Ok, ok, questo è importante. E leggiamo, no? Dall'elenco e dice, no? Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo spirito, come abbiamo letto e abbiamo capito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Allora, dobbiamo capire cosa significa questo come vuole, perché anche qui c'è un concetto non corretto spesso nell'ambiente di Chiesa. Come vuole non significa che
Dio è un tipo di Zeus che dal monte Olimpo, secondo il suo umore, come gli gira, bom, ti do questo dono, poi dopo voglio darti questo dono, poi ti dà questo. Non significa questo. Significa che, come vuole, Dio vuole sempre darci i doni spirituali. È il desiderio costante sempre di Dio, nella sua sovrana volontà, di donare i doni. Lui vuole che noi riceviamo questo, non puff, puff, a te no. No, non è Dio vuole, è il suo desiderio. Non so se vi ricordate il leproso in Marco capitolo 1, 40, no? 41, che andò da Gesù, dice: Gesù, se tu vuoi, mi puoi guarire, no? E Gesù disse: sì, stessa mano, io lo voglio. Non vuol dire quel io lo voglio adesso per te. È il suo desiderio di volere guarire. Dio, Gesù vuole sempre guarire, come Gesù vuole sempre salvare. E Gesù, Dio, vuole sempre dare i suoi doni spirituali. Lui vuole, ok? Dunque questo è importante, perché dobbiamo capire, entrare in quella mentalità che è nel desiderio del Padre sempre di donarci queste cose, non come Gino, per non essere, non vuole essere irreverente, assolutamente. Dunque, perché se non fosse così, perché lui dice più avanti in Corinzi, no? Ricercate i doni spirituali, quelli maggiori. Perché lui non ti manda una caccia per una cosa che tu non troverai. Te li dà perché sono lì nascosti, sono pronti, disponibili. Ok? Allora, abbiamo colorato questi per farci capire visualmente che ci sono 9 doni, ok? E possiamo dividere questi doni in 3 categorie. Ok? È come se tu avessi una libreria e ci sono 3 mensole, e su ogni mensola è una categoria. E la prima categoria è doni di rivelazione. Ok? Seconda categoria, la seconda mensola, contiene dei libri che parlano di doni di potenza. E la terza mensola, la categoria, è doni di pronunciare, esprimere delle parole. Su ogni mensola ci sono 3 libri, ok? Dunque, sul scaffale mensola doni rivelazioni, l'ho evidenziato in giallo, ci sono questi tre libri, questi tre doni: dono di parola di sapienza, dono di parola di conoscenza e dono di discernimento dello spirito. Nella categoria di doni di potenza, che sono questi celesti, sono fede speciale, guarigioni e opere miracolose. E sulla terza mensola sono doni di pronunciare delle parole sono elencate, che parlare diversità di lingue, interpretazione delle lingue e profezia. Allora, in un nocciolo, 3 rivelano delle cose, 3 fanno delle cose e 3 dicono delle cose. Ok? E questo ci eccita, no? Ci rende ancora più zelante, perché dici: guarda cosa Signore mi vuole dare, quale potenza e quale rivelazione vuole dare. Allora, oggi vorrei parlare del primo dono, che è parola di sapienza, che fa parte della categoria rivelazioni. Ricordiamoci, cosa sono rivelazioni? Rivelazioni si manifestano prima di tutto in 3 modi in generale. Ok? Primariamente, grazie, doni di rivelazione, parole di sapienza. Avanti, per favore.
che la rivelazione, Dio ci fa questi doni soprannaturali di rivelazione, è attraverso primariamente la sua parola, la parola di Dio. Dio ci rivela delle cose, ci rivela la sua parola. Non è che c'è nuova rivelazione che deve essere aggiunta alla parola di Dio, ma vi è mai capitato mai che quando stai leggendo un passo della Bibbia ti succede qualche cosa che riesci a capire, delle cose che indirizzano la tua mente, la tua vita in una direzione diversa? Quella è una rivelazione della parola, ok? Una rivelazione, un dono, è una rivelazione che Dio fa attraverso lo Spirito Santo per mettere luce su quello che ci sta dicendo, che è la cosa più importante. Il secondo è una voce nel più profondo del tuo cuore, che noi che non è spettacolare quanto una rivelazione angelica, ma è una rivelazione nel più profondo del tuo cuore, e la rivelazione di Dio viene fatta nel cuore di una coscienza, di un cuore che è stato rigenerato, rinnovato, che ha lo Spirito, lo stesso Spirito di Dio. È una voce talmente intima, profonda, che possiamo usare coscienza, ma la coscienza di un credente è diverso di una coscienza di un non credente, perché il Signore ci ha fatto un cuore nuovo, un cuore di carne. Dunque noi possiamo discernere le cose spirituali. E mi sono chiesto proprio: oh, ma allora aspetta, ma diavolo potrebbe parlare della mia coscienza in quella voce intima? No, no, non lo può fare, perché Dio abita lì, è lo stesso Spirito, e il Satana non ha nessun potere nel tuo intimo, della tua coscienza. E dobbiamo stare anche attenti, come spiegavo a giovedì. Io, prima di iniziare questa serie, il giorno prima mi è venuto, tipo, ho detto: Signore, ma tu vuoi, no, che andiamo avanti, vado avanti con questi tipi di insegnamenti? E quello che dicevo, no, stavo pregando a voce alta, e quello che dissi giovedì: a volte tocca non pregare a voce alta, perché il nemico ascolta, no? E quando dissi: Signore, devo ma sei sicuro che devo fare questo? Sentì nella testa, veramente, no? No, 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 no. Dico, allora, ho detto: aspetta, ma Signore, quello è la voce tua, no? E ti raccogli? Era un'altra voce che mi rispose, e che disse: sì, figlio, insegna queste cose adesso. Che era molto diverso da quella voce, voglio dire, violenta, perché il nemico vuole disturbare. Adesso non voglio dire. Però è quella voce che vi ricordate, Elia? Elia, quando fu perseguitato dagli Ezebel, che si andò a nascondere in una caverna, no? E Dio dice: Elia, dove vai? Dove sei? Che fai? No? E lui era in depressione, no? Lui dice: guarda, sono l'ultimo rimasto qui, sto scappando, ho paura. E il Signore gli parlò, ma non gli parlò, no? Come dice in Primo Re. Dio gli disse a Elia: va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò, Dio passò, un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento, Dio non era in quella forza del vento fisica. E dopo il vento un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un suono dolce e sommesso. Una voce quieta nel suo più intimo, era come Dio stava parlando a lui. Non attraverso cose violente, manifestazioni così potenti, no? Dunque, ecco come il Signore ci guida a volte. Noi possiamo avere rivelazioni nel nostro più profondo dell'intimo del nostro spirito.
Dunque la parola, lo spirito e il terzo modo sono rivelazioni attraverso sogni, visioni, estasi, visitazioni angeliche, che ci danno un messaggio per dirigere il percorso della tua vita e della nostra Chiesa. Sono, non so se vi incoraggio, leggere il libro degli Atti, capitolo 10-11, troviamo un'esplosione di queste manifestazioni di parole di sapienza e di rivelazione che erano state rivelate a due uomini. Uno si trovava in una città, si chiamava Cornelio, era un centurione, un gentile, un romano, che era convertito al Dio di Israele e faceva molto opere buone, Dio lo aveva credito. Lui ebbe una visione di un angelo che gli disse delle cose. E meno di 24 ore, 24 ore dopo, su per giù, Pietro, che stava in un'altra città, ebbe una visione, andò in estasi, dove vide queste lenzuolo cadere, no? E poi quello leggere. Due esperienze di due uomini diversi che li portò ad incontrarsi per trasformare e rivelare il popolo, il piano di Dio. Leggetelo perché è ricchissimo, c'è così tanto materiale, non solo su visioni, ma sul progetto di Dio. È una mini Bibbia lì dentro. Guarda, leggetelo. Due sconosciuti, alla loro insaputa, Dio aveva prestabilito per loro un incontro divino, un appuntamento divino. Avanti per favore. Cornelio ebbe questa visitazione angelica, Pietro disse io era avanti per favore. Ah no, anche indietro, scusa, ragione. Ecco qua. Pietro scrisse io ero nella città di Ioppa in preghiera, rapito in estasi, ebbi una visione. Un'estasi, cos'è questa andare in estasi? È uno stato psichico di sospensione ed elevazione mistica della mente. I sensi vengono sospesi, vieni frenato, è come se il tuo corpo, i tuoi sensi non esistono, e sperimenti una realtà spirituale che viene estranea al corpo, estranea al naturale, ok? E da qui viene il detto, no? Oh, lui è fuori di sé, no? Ma lui non è fuori di sé. Nasce da questo tempo, da questa parola, andare in estasi, tu esci fuori di te. Pietro non aveva capito cosa significava, cosa significasse quella visione, finché non avvenne quell'incontro con Cornelio. E lì non la capiamo subito, la capiamo dopo spesso. Il problema è che molte persone vogliono vedere lo spettacolare, molti credenti vanno alla ricerca dello spettacolare, prima di tutto a scambio della parola di Dio, che è sbagliato, perché la parola di Dio deve giudicare ogni cosa. Vanno alla ricerca del dello spettacolare, ma gli passa il soprannaturale, perché vanno a cercare cose chissà che, mentre il Signore gli sta parlando, gli vuole insegnare delle parole, no? Dobbiamo stare attenti. E dobbiamo stare attenti a non mettere lo spettacolare o il soprannaturale sopra la parola di Dio, perché potresti incontrare un angelo caduto che poi dopo ti svia se tu vai a cercare queste cose. Perché queste rivelazioni non le puoi programmare. Avvengono. Succedono alla tua insaputa quando non te l'aspetti. Pietro non stava lì e diceva adesso voglio sperimentare il soprannaturale, Signore guarda sono stato così bravo, buono, guarda tu mi devi dare. No, Pietro ce l'aveva fatto,
stava andando su a pregare, ha detto preparatemi un po' di mangiare, mentre stava su andò in estasi, no? Dunque, primo dono è il dono di parola di salvezza. Abbiamo visto che il Signore ci parla attraverso la parola, con la voce dolce, soffice, quieta in noi e attraverso visioni, sogni, angeli, manifestazioni soprannaturali. E il primo dono nella categoria rivelazione avanti e fuori è la parola di sapienza. La parola di sapienza, come ho detto, è un dono che il Signore ci vuole dare, è una finestra che si apre inaspettatamente, che riguarda e che ci dà soprannaturalmente informazioni riguardo al futuro. La parola di sapienza non è sono divento bravo a fare la matematica e capisco la teoria di Einstein, no? No, parola di sapienza significa Dio ti rivela delle cose che riguardano il futuro per il bene tuo e della Chiesa. Non va confuso con il dono o il ruolo del profeta nella Chiesa, è un'altra cosa, né va confuso con il dono spirituale della profezia, perché il dono di profezia, vedremo che il dono della profezia che ci dà lo scopriremo dopo, è un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione, come dice Paolo. Ok? Quello, non confondiamo parola di sapienza come comunemente noi pensiamo di profezia. Il Signore vuole darci parole di sapienza per rivelarci cose che dovranno accadere. E perché lo fa? Lo fa per portarci al sicuro. Lo fa per guidarci come Chiesa. Lo fa per liberarci, per correggere il percorso della nostra Chiesa. Noè in capitolo nella Genesi ricevette una parola di sapienza. Dio disse a Noè: Noè, no, costruisci l'arca, con la tua famiglia ci entri, tutti i bestiami entreranno, no? E lui, perché mandano un diluvio, ma Noè non poteva avere neanche un'idea cos'era un diluvio, non aveva mai neanche piovuto su tutta la terra. Però per fede e fiducioso lui ubbidì a quella parola di sapienza. E quella parola di sapienza non è che si avverò dopo una settimana, si avverò anni, anni, tanti anni dopo, no? Per fede, attraverso quella parola di sapienza, costruì l'arca. Giuseppe, vi ricordate Giuseppe? Sempre in Genesi. Lui ricevette parola di sapienza attraverso sogni. Lui, aveva, il Signore gli dava queste parole di sapienza attraverso sogni e lui aveva anche le capacità di interpretare questi sogni. Ma lui fece l'errore, dopo aver ricevuto il sogno, no? Che i coponi si sarebbero inchinati al suo, no? Lui fece l'errore andare a dire alle persone sbagliate. E che è successo? Fu gettato in un pozzo dai fratelli, fu venduto come schiavo, no? Fu accusato di violenza carnale della moglie del suo padrone, andò in carcere, ma in tutto questo tempo era quella parola di sapienza che ancora non si era avverata che lo aiutò a tenere forte, perché quella parola di Dio si sarebbe manifestata, quella guida, quella promessa si sarebbe e lo ha aiutato durante tutto il tempo. Dunque, se noi riceviamo una parola di sapienza, non vedremo la cosa subito, come Noè non vide il risultato subito.
Giuseppe non vide il risultato subito, ma decenni e decenni dopo. Noi dobbiamo rimanere a quella parola, no? Il profeta Agabo nel Nuovo Testamento e uno di loro, di nome Agabo, alzatosi, predisse mediante lo Spirito che ci sarebbe stata una grande carestia su tutta la terra. La si ebbe infatti durante l'impero di Claudio. Questo profeta diede una parola di sapienza, che ci sarebbe stata una grande carestia. E cosa fecero? Raccolsero dei fondi per mandarli alla chiesa di Gerusalemme. Chi raccolse i fondi? Una chiesa di gentili. Gentili, non ebrei, che aiutavano la chiesa ebrea, no? E non successe subito quella carestia. Avvennero varie carestie, ma dopo circa 15 anni venne quella grande carestia. Però il Signore aveva dato la parola di sapienza riguardo il futuro e il bene della Chiesa. Dunque, notate che sia la parola di sapienza data a Noè, a Giuseppe, a Agabo, sì, hanno avuto un beneficio per gli altri, non solo la parola di sapienza data a Mosè salvò l'umanità, la parola che è stata data a Giuseppe attraverso il sogno di sapienza salvò il popolo di Dio, la sua famiglia e il popolo di Dio che si moltiplicò in Egitto. Quelle parole di sapienza date a Agabo unirono due popoli, perché Dio di due popoli ne ha fatto uno. No, benedì altri fratelli, quella tra Cornelio e Pietro era la parola di sapienza che unì due popoli. Agabo invece, la parola sua, portò benessere nella chiesa durante un tempo di carestia. Dunque il Signore dà parole di sapienza per il bene, la salvaguardare il percorso della Chiesa, per dirigerli, per rivelarci delle cose riguardo il futuro. Dunque, in questo periodo così incerto della nostra società, della nostra Chiesa, Dio vuole renderci forte e vuole guidarci al sicuro. Il soprannaturale deve avvenire in una chiesa, perché noi abbiamo a che fare con un Dio soprannaturale. E una volta che tu sei nato di nuovo, tu hai accesso a questo sistema soprannaturale divino alla gloria di Dio. Avvengono dei download, sai quando il computer ti scarica delle informazioni? Noi riceviamo download celesti, che non sono nuove rivelazioni, ma sono dei chiarimenti di cose già nella Bibbia e dove noi dobbiamo andare. Io mi ricordo quando venni in Italia anni fa, non conoscevo la zona e tutto, dovevo comprare una cartina geografica, come si chiamano quelle mappe che per le strade, mappe stradali, e c'era un libro grosso così, ok, dovete andare, aspetta, Torino, Torino, poi Torino, aspetta, quale comune, allora era una cosa grande così dove c'era tutta un'informazione. Ma queste rivelazioni che avvengono, questi doni di sapienza, è come il GPS di oggi, che tu basta che clicchi dentro, ti dà quell'informazione che tu la vedi già prima nel libro grande, ma è più accessibile, capisci meglio il percorso, perché questi doni sono dati per proteggere e capire meglio il percorso che dobbiamo prendere. È più facile, riesce a capire più velocemente. Sono come dei schermi che il Signore apre dal cielo per farti capire meglio quello che già ti ha rivelato nella parola di bontà. È chiaro? Bene, ok. Dunque, non tutti i sogni che tu ricevi vengono dal Signore, ma se viene dal Signore non devi andare alla ricerca misteriosa di cosa significa, prega per quelle cose, che il Signore ti vuole dare la risposta di quel sogno o quella visione. Non aver paura di dire guarda al fratello, no,
più maturo. Guarda, mi sembra che il Signore sta dicendo questo. Allora viene giudicato, viene pregato, viene visto secondo la parola. Non aver timore, perché sennò dopo noi abbiamo, non siamo forti quanto sapremo. Ora il Signore farà la sua volontà, certamente, però non avere paura anche di sbagliare, perché a volte l'errore è un buon maestro, perché impari a capire la voce di Dio, ok? Non veniamo a dire Dio dice questo, non esiste più quello è il Vecchio Testamento, ma oggi è dire, mi sembra che il Signore mi sta dicendo questo per il nostro bene. Fratello, ne prego, pensi pure tu, prega pure tu su questo, cosa dici? E poi dopo il Signore ci dà il comune accordo. E allora dici no, la Chiesa deve andare così, o deve fare questo in questo tempo. Perché noi non sappiamo che progetti hanno questi qui fuori. E ti assicuro che non è che vengono dalla fontana, questi vengono anche dal nemico che li vuole anche dividere, separare. No, la vocazione di Dio sarà fatta, la Chiesa andrà avanti. E non pensare che ma io non posso fare questo, io non ce la faccio. Bene, benissimo. Dio cerca persone che non riescono a fare queste cose, perché Mosè non riuscì, dice io non posso fare questo, eppure il Signore lo ha usato. Geremia dice no Signore io non ce la faccio, bene, userò proprio te, no? Non io sono il profeta, io faccio questo, no. Dunque, non chiudiamo le porte a queste rivelazioni, siamo attenti a queste cose. Fortifichiamoci nella parola di Dio, nella preghiera, nei digiuni, nella comunione fraterna, nell'adorazione, nei doni che il Signore ci dà, perché vuole il nostro bene, come lo ha voluto per l'umanità, come l'ha voluto per la sua unione di popoli, come l'ha voluto per il benessere e salvaguardare la Chiesa durante la carestia. Il Signore vuole darci un'altra cosa. Amen. Amen.